Adesso vedrete il prodotto di fenomeni di psicocinesi, detti anche PK, e forse impropriamente poltergeist, avvenuti in una delle prime riunioni del canale chiamato prima Golden Age e poi, per suggerimento della stessa Guida Imperator, Cerchio d'Oro. La Guida Imperator, infatti, ha detto che questo canale si rifà all'età d'oro di ciò che lui definisce spiritualismo e non spiritismo. La foto della scrittura diretta che riporta la firma Imperator presenta in alto a sinistra alcune lettere. Sono quelle di una chiave di meditazione scritta sulle pareti con molte altre da chi parla e adesso del tutto cancellate. Le chiavi di meditazione non sono altro che frasi sintetiche tratte dall'insegnamento delle guide. Leggo anche alcune notizie su Imperator e Stanton Moses, il primo medium attraverso cui si manifestò questa guida. Chi è Imperator? È il famoso controllo del medium Stanton Moses, capo di un gruppo di spiriti che si diceva incaricato di portare insegnamenti agli uomini per mezzo della scrittura automatica. Dava notizie sull'aldilà, sui rapporti tra gli spiriti e i viventi e consigli di elevato valore morale. A quanto affermava, non era lui a guidare la mano del Moses mentre questi scriveva, ma incaricava un altro spirito, Rector, di farlo sotto sua dettatura. Una volta rivelò al Moses di essere il profeta Malachia, comandandogli però di non comunicarlo se non ai suoi più intimi amici. Il Moses poteva vederlo per chiaroveggenza e ne descrisse il venerabile aspetto. Si manifestò per la prima volta il 19 settembre 1872 e continuò a controllare il medium fino alla sua morte. Nei circoli teosofici si diffuse per qualche tempo la voce che Imperator fosse un vivente affiliato alla setta che operava per incarico della signora Blavatsky. Ma lo spirito negò recisamente questa storia, sostenendo di avere diretto la vita del medium fin dalla giovinezza per farne un messaggero delle verità evangeliche. Nel 1897, 5 anni dopo la morte del Moses, Imperator ed il suo gruppo presero il controllo della signora Piper. Anche il dottor Hodgson, negli ultimi anni della sua vita, avendo acquistato facoltà medianiche, ricevette comunicazione da un'entità che si affermava Imperator ed altrettanto avvenne ad altri medium fin dopo il 1930. Chi era Stanton William Moses, 1839-1892? Era un pastore protestante inglese, medium e studioso del paranormale, uno dei maggiori rappresentanti dello spiritismo scientifico in Inghilterra. In gioventù si distinse negli studi a Bedford. In questo periodo ebbe fenomeni di sonnambulismo e una volta in stato sonnambulico scrisse il miglior tema della classe. Si laureò in lettere e divenne parroco della chiesa anglicana nell'isola di Man. Insegnò alla University College School di Londra. Fino al 1872 fu contrario allo spiritismo, ma poi cambiò idea dopo aver assistito a delle sedute con il medium Douglas Home. Ebbe fenomeni di levitazione, apporti, raps, fenomeni luminosi, musica paranormale, materializzazione, incorporazione, voce diretta, scrittura automatica, attraverso cui comunicava con il musicista Felix Mendelssohn. Imperator gli dettò la sua opera principale, Insegnamenti spiritici, pubblicata nel 1883. Questi sono pennarelli che prima stavano in questa specie di vasetto. Io sono molto ordinato. Questi pennarelli li ho trovati così. Non mi so spiegare perché possano essere lì. Probabilmente perché hanno cercato di usarli per fare una scrittura diretta con un pennarello rosso, anche se qui non compare.
Quindi siamo sempre nel mondo delle ipotesi. Però i Pennarelli erano qui. Prima stavano qui insieme agli altri e io sono una persona ordinata. Oggi è È il 19, no, scusa, il 19 18. e il 18 agosto 2018 abbiamo 2004. fatto la seduta Abbiamo fatto la seduta circa 3 ore fa con un'entità chiamata con l'Imperatore. un'entità chiamata Imperator.